Presidente Cota, in questi 4 anni insomma, di amministrazione alla Regione Piemonte, cos'è che l'ha frenato di più dei vincoli europei? Beh, quello che mi ha frenato è sicuramente una progressiva riduzione dei trasferimenti, non solo da parte dello Stato centrale, ma anche da parte dell'Unione Europea. E devo dire che noi siamo una regione che in questi 4 anni ha speso benissimo i fondi europei. Abbiamo un impiego, una percentuale di impiego del 107% dei fondi strutturali, quindi non abbiamo lasciato niente indietro e tutte queste risorse sono servite per mettere in campo delle politiche a sostegno dell'occupazione, a sostegno delle imprese che intendono impiantarsi in Piemonte. Tant'è che il Piemonte è risultata la regione che dal punto di vista degli investimenti per ricerca e innovazione è la prima regione tra tutte le regioni ed è la regione più competitiva proprio grazie all'azione che ha messo in campo la regione. Parte di questi fondi europei sono poi stati utilizzati anche per la garanzia giovani, si parla di oltre 5 milioni se non erro, la regione è stata la prima a partire con questa, no? Sì, noi abbiamo diversificato appunto gli investimenti per i giovani, per favorire l'occupazione giovanile attraverso lo strumento della garanzia giovani, risorse per favorire l'insediamento delle imprese, risorse anche per mettere in campo defiscalizzazioni per le imprese che intendono assumere nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con particolare preferenza appunto per quanto riguarda i giovani. Quindi, secondo lei, da queste elezioni europee per le regioni che cosa dovrebbe arrivare? Guardi, il problema dell'Europa è questo, è che noi diamo tante risorse all'Unione Europea e l'Unione Europea ci ridà in cambio molte meno risorse, quindi già per questo è una fregatura. In più sono le politiche che ha messo in campo l'Unione Europea che sono state molto negative per quanto riguarda il nostro sistema produttivo. Basta fare un paragone semplicissimo. Prima che venisse introdotto l'euro, com'era il rapporto tra le nostre imprese e le imprese tedesche che venivano a competere nell'ambito industriale, soprattutto manifatturiero? Era un rapporto dove le nostre imprese se la giocavano. Dopo la introduzione dell'euro le nostre imprese, salvo quelle che appunto non si sono diversificate e non sono riuscite a ricavarsi una nicchia, ma per la stragrande maggioranza delle nostre imprese il risultato è un massacro, cioè una perdita di competitività. Quindi l'euro non ha portato niente di buono per così come è stato costruito e strutturato. Quindi queste elezioni europee non saranno tanto un confronto tra i diversi partiti, ma saranno un confronto tra chi sostiene l'euro, tra chi sostiene questa Europa dove la fanno da padrona i tedeschi e chi invece come la Lega dice la verità. Ultima domanda, lei ha detto ci saranno le elezioni regionali tra un mese, in Piemonte si voterà, 4 anni di buona amministrazione, qual è? I risultati sono sotto gli occhi, ce ne dice magari due quelli a cui ci tiene. Io le voglio dire questo, noi abbiamo ereditato una regione che era sull'orlo del default. Avevamo paura di non riuscire a pagare gli stipendi. Oggi abbiamo una regione dove i conti sono a posto, non solo gli stipendi si pagano, ma la sanità, che è il centro della spesa, che rappresenta l'82% del bilancio della regione, è in pareggio per la prima volta nella storia. E inoltre la qualità dei servizi sanitari, secondo non una nostra certificazione, ma una certificazione fatta addirittura del Ministero di Roma, è migliorata dal punto di vista della qualità. Anche attraverso l'applicazione dei costi standard noi abbiamo potuto verificare questo, cioè che la quota di accesso del Piemonte al Fondo Sanitario Nazionale è migliorata. Questa è la realtà.